Avanti. Buongiorno, ispettore. Buongiorno. Allora, Pucci, oggi cosa abbiamo? Omicidio in un bar del centro, però abbiamo le immagini del circuito interno. Diamo un'occhiata. Beh, dalle immagini sembra molto chiaro. Questo coglione dice qualcosa di troppo offensivo a quest'altro che è molto più suscettibile e quindi parte la colluttazione, un'arma e via. Bene, Pucci, ma questi due tizi chi sarebbero? La vittima si chiama Giuseppe Polipi e ha molti precedenti penali, problemi di droga soprattutto. L'assassino è Daniele Varotti, neanche lui ha la fedina penale pulita. È legato alla malavita, giri di usura, riciclaggio e traffico di stupefacenti. Sì, ok, ma che ci facevano nel bar? Un regolamento di conti? Beh, probabilmente sì. Comunque Varotti è stato fermato, ispettore. Bene, voglio sentire. Perfetto. Allora, Varotti, sentiamo. Qualcosa da dichiarare? Non voglio parlare senza il mio legale. Ispettore, si sta sprecando soltanto te. Quello che voglio sapere io, Varotti, è perché ha fatto fuori quel tizio. E questo me lo può dire anche senza il suo legale. Forse non ho capito quello che l'ho detto prima. Immaginavo. Giuseppe Polipi è stato accoltellato ed è morto. Ok? E doveva dei soldi? Qualche altra cosa? Sputi il rospo. Questa pareggiata. Stammi a sentire, stronzo. Se non mi dai qualche cazzo di particolare, marcirai in galera, lo capisci o no? Non credo proprio che andrà così. E invece credo proprio di sì. Abbiamo visionato le immagini del bar e non c'è proprio un cazzo da aggiungere, ok? Quell'uomo ha tentato di spararmi. Sì, ho capito, ma è successo dopo che lo hai colpito. Il tuo fascicolo è nella stanza accanto. Con la prova video che abbiamo e col tuo meraviglioso curriculum, nemmeno un giudice corrotto ti pare del culo. Stai tranquillo. Allora, Fred, che cosa succede? Ispettore, sono arrivati gli esami tossicologici. Ok, andiamo. Eccoli qua. La vittima è stata avvelenata. Cianuro. Mi stai dicendo che Giuseppe Polipi non è morto per la ferita? Sto dicendo che è morto prima per un bicchiere corretto e poi per una carezza affilata. Ma cazzo. Ok, Pucci, rimettiamo dall'inizio il video. Un po' più indietro, un po' più indietro. Ha messo qualcosa nel bicchiere. Ho visto. Ma quella donna, chi è? Lei è Carmela Lardini. Carmela Lardini? Dobbiamo sentirla, subito. Dai, chiama la dottoressa Rossini. Solo che la dottoressa è fuori città in questo momento. Ho capito, non ci dobbiamo chiamare, ci serve subito. Salve, sono la dottoressa Barbara Corsini. Che non rispondermi in assenza del suo avvocato, ma le consiglio comunque di collaborare. Non ho bisogno di temere, non ho fatto nulla. E lei la titolare del bar? Certo. Facciamo un passo indietro. Di recente mi risulta che lei abbia avuto l'ispezione dell'antidroga. Spero potrà darmi una spiegazione esauriente circa l'idea che mi sono fatta al riguardo. Dottoressa, non posso ascoltare tutte le chiacchiere di quei pischelli che vengono a spacciare erba. E poi vanno a raccontare agli sbirri che nel mio locale c'è il centro di smistamento. Sarebbe impossibile. In giro in realtà si dicono cose poco carine in merito al suo locale. Cose che sono molto più grosse rispetto a un microscopico giro di marijuana. Beh, lei non dovrebbe accusare senza avere prima delle prove. Sa che potrei denunciarla per diffamazione. Credo che si sa muovere bene in campo minato, signorina Carmela. Beh, non è la prima volta che mi trovo qui e non sarà neanche l'ultima che sentirò delle calunnie sul mio locale. Penso più che sia un fatto di invidia. Gli affari vanno benissimo. Senta, io arrivo al sodo. Cosa ha messo nel bicchiere del signor Polipi? Semplice acqua. Strano davvero, guardi, perché dalle immagini del suo bar risulta che lei ha versato qualcosa nel bicchiere del signor Polipi.
Risulta proprio dall'analisi di laboratorio che fosse cianuro. Se non era per Giuseppe Polipi, signorina Carmela, chi voleva fare la festa? Ispettore, lo faccio ripartire? Sì, vai. Ma il bicchiere non è nel vassoio. Non era per lui. Ma allora perché era? Secondo me per la cameriera, cazzo. Ma è lei che lo sta servendo? Faccio un impedimento, dottoressa. Sì. Pucci, dobbiamo convocarla immediatamente. Lei è la signora Monique Sébastien? Sì, sono io. È francese? No, io sono moldava, ma so perché sono qui. Io non ho permesso di soggiorno. Non l'abbiamo convocata per questo, signorina Monique. Volevamo sapere piuttosto da quanto tempo lavoravi in quel bar. Immagini in nero. Sì, io dall'estate scorsa Giuseppe mi ha fatto... Giuseppe Polipi? Quindi lei lo conosceva? Su, Monique, non faccia così. Piuttosto mi dica, in che rapporti era con il signor Polipi? Sì, stavamo insieme, però io non volevo che si sapesse, sa, per quelli del bar. Signora Monique, Polipi doveva dei soldi e varotti, ok, è evidente, ma quanti? Ma non lo so, non lo so. Non vuole avere giustizia? Beh, sì, parecchi, ma... Sa se questi debiti sono riconducibili in qualche modo alla droga o al bar? Oddio, mi ammazzeranno, mi ammazzeranno. Signora Monique, si calmi, è minacciato da qualcuno. Loro lo sapevano che Giuseppe era la mia unica speranza. Sì, 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 qualcuno ha tentato di avvelenarmi. Come fa a dirlo con tanta sicurezza? Giuseppe me lo aveva detto. Volevano farle un atto di forza. È possibile che non capite? Io ero a conoscenza di quello che succedeva nel bar. L'usura, la droga e il riciclaggio di denari. Loro sapevano che io stavo con l'uomo sbagliato, che... Che li ricattava? Ora è tutto chiaro. Un debitore che tiene in pugno i suoi persecutori. Che strategia inutile. Doveva venire qui a denunciarli. Ma come pensava che sarebbe andato tutto liscio, Monique? Monique, confessi. Perché ha messo il suo bicchiere sul vassoio? In realtà, chi era destinato? Era per Varotti. Monique. Lei forse non sapeva che il suo fidanzato aveva una pistola, ma era ben consapevole del fatto che facendo fuori lo scagnozzo più pericoloso della Carmela Lardini sarebbe stata libera di scappare con lui, non è vero? Ma non doveva averlo lui, ma era per Varotti! Oddio, ma chi è che aveva un bicchiere d'acqua prima del suo fratello?